Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a affrontare insieme, ti spiego, l'esercizio 28 contenuto nel mio metodo Easy Slap. Allora, andiamo a prendere subito la parte. Qui abbiamo una salita di ottavi, cioè partiamo dal Si bemolle e prendiamo la sua ottava di Si bemolle, Do, Re bemolle. Poi qua si trasforma in sedicesimi e attenzione anche alle ghost note. E andiamo praticamente a pensare come se fosse Mi bemolle, però facciamo ghost per i primi tre sedicesimi. La mano destra deve anche praticamente raddoppiare la velocità qua, perché mentre qua abbiamo gli ottavi, quindi guarda bene il mio pollice, ottavi, sedicesimi, una cosa importante è proprio quella di scendere sempre con l'indice sulla nota da cui devi partire. Questo perché? Perché nello slap quasi sempre viene suonato la tonica, la fondamentale o comunque l'accordo di base, la nota di base e poi la sua ottava. Quindi se io ho Si bemolle vado a mettere Si bemolle in ottava, se ho Do vado a mettere il Do in ottava e così via per Re bemolle e il Mi bemolle. Se hai difficoltà a seguire queste tre sedicesimi in ghost più il Mi bemolle invece strappato pluck reale, inizialmente suona tutte le note reali. Va benissimo, perché così la mano si abitua già a fare il movimento giusto, quindi fallo pure inizialmente così. Il fatto di mettere le ghost è una questione di controllo della mano sinistra e solo della sinistra, perché la destra fa la stessa cosa. Se io vado a fare questo oppure questo, vedi che la mia mano destra si muove allo stesso modo, non cambia assolutamente. Quindi la destra, sia che faccia ghost che faccia note reali, deve colpire come se fossero sempre note reali. Sta alla sinistra andare ad alleggerire e far uscire una ghost piuttosto che una nota reale. L'altra cosa che puoi aver sentito è quella che io li suono sempre molto staccati, quindi anche se non ci sono scritte, però ascolta gli audio o comunque cerca di interpretarli e vedrai che se suoni l'ottava alta un po' più staccata rispetto a come è scritta, perché se suonassi gli ottavi scritti così come sono, li farei così. Senti com'è lunga questa nota, perché è scritta in ottavo. Se io la suono, senti che qua l'ottava alta viene staccata. Avrei dovuto scriverla col sedicesimo, una pausa di sedicesimo, però qua diventerebbe poi illeggibile. Quindi si usa scrivere la figurazione più semplice, poi in alcuni casi più estremi posso andare a mettere il pallino sopra dello staccato. Se no, di base, quello che consiglio sempre è quello di pensare alla musicalità e quindi andare o ascoltare l'audio originale o comunque a provare a staccare di più le note di solito strappate. Nella seconda parte, tra l'altro qua nell'esercizio, vedi questa prima parte qua, io ho la ripetizione di due volte di questo riff e poi la terza e la quarta invece vado a fare il secondo. Il secondo è molto simile, cambia questa prima parte, questo secondo quarto, in cui la nostra mano destra deve andare a prendere due sedicesimi e un ottavo, quindi anziché fare il primo è così, uno, due, tre, quattro, secondo. Quindi sul Do vado a fare questo, lo faccio vedere anche in primo piano, partiamo dal Si bemolle,
Ok, proviamo a suonarcelo una volta lento lento insieme, così lo provi con me. Mettiamo a 70. 1, 2, 3 e 4. Vado sul secondo. Quindi studialo, adesso era staccato, così come, come l'ho fatto, come è più musicale. Studialo però anche a note proprio come sono scritte, quindi così. 3 e 4. Con la nota alta, proprio così come è scritta. Questo perché? Perché comunque ti fa aumentare il controllo sulla lunghezza delle note. Tu puoi decidere se farle più lunghe o più corte. Questo viene poi con l'esperienza. Il mio consiglio è quello di studiarle in tutti e due i modi e poi comunque di andarla a suonare nel modo più gruvoso possibile. Noi ci vediamo al prossimo video, vai sul mio sito www.carlochirio.com dove puoi trovare moltissimi video di Easy Slap ma anche degli altri e tutte le informazioni riguardo ai miei metodi. Ciao, a presto!